inizi a ricordare? Piccoli frammenti. Oh, sì? Cosa ricordi? 25. Il civico di casa mia. Un amico perso. Foschia e verde ovunque. Sguardi piacevoli. Bravo, Doc. Vai avanti. La sabbia. Il caldo. Ci siamo, Doc. Tu non sei un mostro. Tutto quel sangue era in favore di qualcosa più grande di noi. Tutto quello che abbiamo fatto è normale agli occhi di Dio. Sono sicuro che lui approva. Ma tu sei me! Finalmente! Sono venuto qui per ricordarti chi sei realmente. Tu non sei una brava o cattiva persona. Tu sei la persona. Colui che ha adempiuto alla sua magnifica opera. Fuori da ogni schema e oltre. Sì, ho completato la mia opera con Alice Blin. Quella stupida. Rossa con le lentiggini. Era il 1975. Precisamente venerdì 13 giugno. Con esattezza le 22:45. Ci recavamo al bar di Jacksonville, nell'Ohio. Fin quando non notammo un'interminabile fila. Ci accodammo ad essa e notammo una bella ragazza rossa con le lentiggini. Gli occhi azzurri, capelli lunghi e ricci e sguardo ammaliante. Ah, aveva anche un bel culo. Sì, hai ragione. Ci accorgemmo che si stava stancando di aspettare quella lunga fila e ascoltare le urla di quegli stupidi balordi ubriachi in fila e nel bar. Al che ci presentammo e provammo una certa sintonia l'uno per l'altra. E fu in quel momento che decidemmo di completare l'opera con lei. Era quella giusta. La invitammo a prendere qualcosa da bere nel vicino motel, nel quale avevamo affittato una stanza. Lei accettò volentieri e nel tragitto si mise a raccontare che lavorava come assistente in un negozio di toilettature per cani e amava il suo lavoro. Sì, quanto cazzo parlava. Del suo lavoro e dei suoi fottuti cani. Ehi, ma noi amiamo i cani. Sì, ma i suoi cani erano bastardi perché lei era una stronza. Appena arrivammo in motel, comprò 3 birre e le bevve una dietro l'altra senza fermarsi. Reggeva bene l'alcol e subito mi chiese di salire in stanza. Ci spogliammo e iniziammo a scopare come dei matti, ma ne avevo fin troppo delle sue urla e dei suoi capelli rossi. La strattonai con forza, la legai alla sedia e le misi quella sua mutandina nera di pizzo in quella cazzo di bocca. Così la zittimmo. E incominciammo a torturarla a tal punto che ci venne la brillante idea di prendere la bellissima ascia col manico rosso nell'ingresso del motel. Convinti di arrivare al termine dell'opera, nel ritornare in stanza trovammo la sedia a terra e le corde tagliate. La cercammo, ma lei si nascose dietro la porta del bagno e ci colpì ripetutamente alla testa, al petto e ci rinchiuse lì. Che gran dolore! Dopodiché con l'accetta sfondammo la porta e iniziammo a correre finché non la vedemmo scappare dalla paura e senza fiato e tutta nuda per quella strada solitaria. E fu lì che decidemmo di non correrle dietro, ma tranciarle la testa. Lanciammo l'ascia dritto nel cranio e lì, mentre ci avvicinavamo storditi per sentire il suo ultimo sussurro, la colpimmo ripetutamente. Eravamo esausti e contenti allo stesso tempo. Poiché urlammo in sintonia. Abbiamo completato l'opera, signore! Bene, adesso ricordi come siamo arrivati qui, in questo fottuto manicomio? Sì, per colpa di un testimone che ha avvisato la polizia e ci hanno rinchiusi qui dopo aver scoperto tutto e averci processati come uno dei più macabri e prolifici serial killer degli Stati Uniti d'America e non un dottore di medicina. Ma a noi non interessa. Abbiamo completato la nostra opera in queste 4 mura, rispettivamente con il loro sangue, le loro iniziali e i corrispettivi gruppi sanguigni, dottore. 0, A, B e AB. Dopotutto il mio compito adesso è terminato. Mi servono nuovi stimoli. Ma cosa faremo? Credi che fra queste 4 mura riusciremo mai a trovare le ispirazioni per una nuova possibile opera? No,
Hai ragione. Evaderemo. Marcus Daniel è evaso dal manicomio di St. Vincent. Ed è in assoluto la nostra priorità trovare e, se necessario, uccidere senza pietà il condannato. Ce l'abbiamo fatta! Chiediamo un passaggio a qualcuno e allontaniamoci da qua. Ma non è rischioso. Sarebbe da folli. Beh, perché no? Ehi, serve un passaggio? Io sono Eve. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing.